Bentornati readers, bentornati a tutti amici dei libri, appassionati dei libri, di scrittura, di lettura. Come state oggi? Bene? Io molto bene perché è una bellissima giornata di sole, una giornata calda, una giornata tranquilla e quindi sono pronta e carica per parlarvi del nuovo libro di Antonio Borzì, un romanzo contemporaneo che secondo me ha tutte le caratteristiche per piacere, per essere un libro completo, perché cattura sempre l'attenzione del lettore in ogni pagina. È molto intimo sotto certi punti di vista, che poi vi spiegherò meglio, molto appunto contemporaneo e attuale, ma che lascia comunque con un finale un po' diverso, diciamo così. Non vi voglio spoilerare niente naturalmente perché dovete leggerlo. Allora, si chiama La fine e l'inizio e questa è la copertina. Essenziale, ma che poi alla fine capire colpisce in pieno tutta la storia, anzi una parte della storia o l'epilogo. Di che cosa parla di questo libro che io definisco contemporaneo, questo romanzo? Parla di due ragazzi principalmente, due uomini, un uomo e una donna, Francesco e Margherita, che si sono conosciuti al liceo, al quinto superiore, e che poi si sono innamorati, sposati, fatti una famiglia come tante, con un lavoro, lui è, diciamo, un venditore di auto, lavora in una concessionaria, lei è un'insegnante, che già amava comunque le materie umanistiche al liceo, e infatti poi è diventata un'insegnante, con dei figli, un diciottenne e un bambino, che vivono vicino Ferrara, che hanno una vita semplice, una vita normale, che vengono invitati dopo tanti anni a una rimpatriata con i compagni del liceo, appunto, del quinto superiore. E si approcciano a questo evento un po' emozionati e un po' pronti ad affrontare i vecchi ricordi. I loro amici del cuore, diciamo, anche se loro stavano in due classi differenti, comunque poi vedremo nel libro che si uniranno per un finale di superiori insieme e per una vacanza. Si incontreranno appunto in un locale molto bello, molto elegante e cominceranno a raccontare la loro storia di quando andavano al liceo. Quindi la prima parte si concentra su loro adulti e a questo incontro, a questa cena di ritrovamento, diciamo così. E la seconda parte invece racconta 20 anni prima, quando Francesco, che era rappresentante di classe, organizzava i sit-in a scuola, era molto, diciamo, rivoluzionario da tutti i punti di vista. Cercava di migliorare le cose, di quando giocavano a calcetto queste due classi di quinta, dove una appunto era la classe di Margherita e una era appunto la classe di Francesco, quindi si sono incontrati e uniti per giocare queste partite, di come hanno affrontato l'esame di maturità, di quanto studiavano insieme, di come a fine anno, dopo appunto l'esame, hanno deciso di fare una vacanza a Rimini, vicino Rimini, e di organizzarla con più persone possibili. E così Francesco e Margherita capitano nella stessa vacanza e lui, che già era perduramente innamorato di lei, cercare di conquistarla, e gli amici, che sono gli amici, quelli della gioventù, quella dell'adolescenza, che ti stanno accanto, che ti aiutano, cercheranno di fare in modo che loro si possano avvicinare il più possibile. Questa è tutta la seconda parte. La terza parte non vi dirò perché comunque è l'epilogo e quindi è un finale che non vi voglio spoilerare. Però devo dire che è un romanzo veramente, veramente completo, che racchiude tutte le parti importanti che deve avere un libro. Io mi ci sono veramente ritrovata perché secondo me questi protagonisti sono dei quarantenni, come me, che hanno fatto l'ultimo anno di liceo con l'esame, quello prima del cambiamento, come ho fatto io in sessantesimi, e quindi mi sentivo proprio io uno di loro e mi piaceva ritrovarmi nelle chiacchierate, nelle parole adolescenziali di una vacanza di fine liceo o delle farfalle nello stomaco che si provano quando sei un ragazzo e vuoi approcciarti a una ragazza nella maniera più delicata ma irruenta possibile. O quando fai gli esami di maturità e sei così emozionato perché ti vuoi buttare nella vita, così voglia di vita, di futuro, e poi ti rivedi tu, adulto, adulti come noi, che hai alla fine sposato la ragazza del liceo, la ragazza che ti piaceva al liceo, e ancora vedi quella bellissima ragazza, anche se ormai è diventata una donna, e vedi negli occhi dei tuoi figli una parte di lei e una parte di te, e la vita che ti ha preso, e la vita che ti ha cambiato, ma il rapporto è rimasto lo stesso, anzi forse ancora di più, ancora migliorato. È bello questo libro, vi faccio rivedere un attimo la copertina, perché io penso che tutti ci si possono ritrovare e l'autore ha una scrittura veramente intrigante e calda e il colpo di scena finale rivoluzionerà un pochino tutto. Non vi voglio stare proprio a spoilerare, però vi dico soltanto che è un libro che vale la pena leggere perché si lascia leggere con facilità, io l'ho letto in 2 giorni e comunque racconta un po' di ognuno di noi. In ogni pagina possiamo trovare un pezzettino di noi. In ogni pagina possiamo trovare qualcosa per riflettere, perciò per l'ultima volta questo è il libro. Vi auguro di avere la possibilità di leggerlo e magari scrivetemi nei commenti che ne pensate. Complimenti ancora all'autore per questo bellissimo romanzo e se vi è piaciuto mettete un like, se vi è piaciuto il video mettete un like,
condividete perché non iscrivetevi al canale. Vi aspetto per altri libri da leggere, altri autori emergenti e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!